possiamo goderci anche capolavori cinematografici nel tempo. Ma sentiamo Maria Teresa Laudando. Il restauro di Ultimo Tango a Parigi di Bernardo Bertolucci, che ha riportato nelle sale cinematografiche, nelle sue condizioni originarie, uno dei film italiani più visti nel mondo, è avvenuto grazie alle competenze e alla professionalità di una parte dell'industria cinematografica radicata a Roma fin dagli anni 20 del secolo scorso. Un restauro che è durato 3 anni ed è costato 150.000 euro. I negativi si trovavano proprio a Los Angeles, li abbiamo scansionati nel laboratorio di fiducia della MGM e poi abbiamo fatto tutte le lavorazioni digitali e il ritorno in pellicola qui a Roma. C'è un'industria romana di grande valore che non può essere dimenticata e che potrebbe ricevere un nuovo impulso grazie alla legge approvata dal passato governo che prevede lo stanziamento di 30 milioni per la digitalizzazione in 3 anni del patrimonio cinematografico. Sono i laboratori, sono sempre meno però. Una volta erano molti di più, ma perché appunto si lavorava alla pellicola. Da quando non c'è più pellicola ma solo digitale, alcuni dei grandi stabilimenti storici, penso alla Technicolor per esempio, la famosa Technicolor, penso alla Telecolor, ma non soltanto a questi ma anche altri, hanno chiuso i battenti e si sono specializzati dei laboratori più piccoli che lavorano sul digitale. La digitalizzazione poi consente anche una nuova vita, perché nelle sale appunto i proiettori non ci sono più e fare una rassegna storica di questi tempi è molto difficile. È così, è anche perché permette una maggiore diffusione e circolazione delle opere. Compito e funzione fondamentale della Cineteca Nazionale, del Centro Sperimentale, è proprio la diffusione culturale del cinema. Ma non dimentichiamo che il vero supporto dei film è la pellicola e a Roma, in via Tuscolana, c'è un vero tesoro, conservato in celle frigorifere a temperature che sfiorano 0 gradi. Qui sotto ci sono i cellari della Cineteca Nazionale che conservano tutte le pellicole su supporto safety. È un giacimento vastissimo, infatti la Cineteca Nazionale è il più grande e più importante archivio in Italia e tra i più importanti archivi in Europa e nel mondo. 150.000 pellicole conservate tra Roma e Ivrea, dove l'archivio del documentario industriale. Il lavoro di preservazione e restauro dei film che amiamo inizia da qui. Lavoro che viene fatto ovviamente innanzitutto il lavoro di analisi e ispezione delle pellicole, poi le pellicole vengono pulite, lavate, vengono scansionate e poi si fa proprio il lavoro sull'immagine, fotogramma per fotogramma, in cui viene corretto il colore e quindi si cerca di ottenere i colori il più vicino possibile a quelli del film originario e anche il restauro sull'immagine, quindi eliminando eventuali spuntinature, righe, sporco che si sono accumulate nel corso degli anni con l'utilizzo della pellicola stessa. Il cinema è allo stesso tempo un fondamentale strumento culturale ed espressivo e una delle industrie più vive a Roma negli ultimi 100 anni. Prendersene cura in tutti i suoi aspetti è un altro modo di valorizzare la città.